Di fronte ai fenomeni elettrici naturali, l'uomo ha sempre provato timore e curiosità. Nel popolo il fluido elettrico generava un timore reverenziale, quasi divino. Forse per questo, nel 1700, i primi esperimenti elettrici erano compiuti da filosofi e da severi abati. Abati e filosofi e dame di corte erano dei gradevoli generatori di corrente, da quando un fisico olandese aveva inventato la bottiglia di Leyda, che è la prima batteria elettrica che si conosca. La scossa elettrica venne di moda tra il popolino, nei conventi e nelle sale anatomiche. Era un gioco mondano che aveva ben poco a che fare con la ricerca scientifica. Ma ecco un uomo serio che gioca coi cervi volanti. È Franklin, alle prese con l'elettricità atmosferica. Nasce il parafulmine, prima sui tetti e poi di uso individuale. Bisogna arrivare alle rane di Galvani e alla pila di Volta perché l'elettricità si faccia adulta. La batteria di Volta contiene in germe un'immensa rivoluzione industriale. Non occorre andare molto lontano per risentirne gli effetti. Milano, nel secondo Ottocento, viveva ancora romanticamente, come una città di provincia, senza rumori, discretamente illuminata e soprattutto pacifica. Finché un bel mattino i milanesi corsero in folla ad applaudire la nuova grande scoperta che segnava la fine della trazione animale e dei becchi a gas. Nelle cronache dell'epoca possiamo leggere la seguente notizia. Domenica 5 agosto 1883. Ieri sera, nel salone verso giardino del caffè di Piazza della Scala, fu inaugurata l'illuminazione elettrica con perfetto successo. Questo nuovissimo ardimento sarà completato ed esteso alla galleria. Oggi Milano, frenetica anche di notte, guarda quel tempo come alla sua preistoria. La città ha sete di luce. Le sue esigenze crescono in modo vertiginoso parallelamente al suo sviluppo edilizio. La rete di distribuzione risale dal centro alla periferia, alimentando le vecchie fabbriche che appena mezzo secolo fa incominciavano a utilizzare l'energia elettrica. Un'opera di utilità pubblica non è mai finita. Nuove linee sono gettate sulla pianura lombarda per fornire nuova forza alla città. Questo fiume di luce nasce dalle Alpi Retiche, nell'Alta Valtellina, al confine con la Svizzera. Questo è l'Adda, un fiume modesto, ma che sprigiona una somma colossale di energia. Qualcosa come un miliardo di kilowattore che corre sospeso ai più alti tralicci, in vertiginose campate.
Qui, appena sotto le sue sorgenti, il fiume, prima di scendere definitivamente a valle, è catturato dalle centrali e si trasforma in energia. Le cabine sono all'aperto, ma la centrale è scavata nella roccia, giù a centinaia di metri di profondità, in caverna. È un polmone pieno d'acqua che respira fragorosamente sottoterra. La condotta forzata convoglia in un grande salto le acque dei ghiacciai, che sono sbarrate da una nuovissima diga. Più a monte, un secondo sbarramento raccoglie tutte le altre acque dell'arco alpino. I laghi artificiali di San Giacomo e di Cancano hanno sommerso alberi e case e cambiato la faccia della natura. D'inverno come d'estate, sopra i 2000 metri, gli uomini lavorano tutto l'anno nei cantieri. La loro vita si svolge tra le nevi perenni. È una continua lotta che modifica sensibilmente la natura e che porterà nel giro di pochi anni allo sfruttamento integrale di tutte le acque della regione. Milano deve gran parte della sua luce e della sua energia a questo lavoro anonimo, solitario. Tecnici, minatori, operai specializzati dividono i rischi e le fatiche di questo piano gigantesco. Si attacca la roccia, si svuotano dall'interno le montagne per fare posto alle future centrali, per dare più luce alle città e maggiore energia alle industrie. Un'opera pubblica non è mai finita.